Ciao a tutti e benvenuti, sono Lefer e oggi riscopriamo Fear. È un gioco che ho giocato svariate volte e onestamente non mi stufo mai di giocarlo. È uno dei franchising che amo di più perché coniuga lo sparatutto in prima persona, cosa che amo, con la narrazione, cosa che amo, e l'horror, cosa che amo. Scusate per il beep, non era previsto. Niente, da chi ha sviluppato? Stranamente, Monolith Software. Chi sono? Allora, hanno un background non indifferente, avendo sviluppato il primo Blood, bellissimo, soprattutto in terza persona, scusate, in prima persona, in 3D, volevo dire, quindi come il primo Doom. Ed è conosciuto nei tempi più recenti per la saga dell'Ombra di Mordor e la guerra di Mordor. In ogni caso, Fear è un gioco che ha avuto molto molto successo a suo tempo. Hanno fatto tre capitoli, di cui il primo ha ricevuto anche due espansioni belle, molto molto belle. E basta, partiamo subito. Allora, giocatore singolo, vi dirò la verità, ho avuto qualche problema tecnico nel giocarlo. Perché? Perché intanto la versione computer è solo in inglese. Quindi ho dovuto scaricare una patch che ha trasformato i sub da inglese in italiano. Dopodiché potevo anche scegliere se patchare anche l'audio, ma l'audio in italiano a detta di molti fa schifo ed effettivamente ho confermato questa teoria, no? Per cui ho voluto lasciarlo volutamente per l'appunto in inglese, perché vi assicuro, vedrete con le vostre, anzi, sentirete con le vostre orecchie, che è veramente così, rende molto molto di più in inglese. Primo. Secondo, ho dovuto patchare anche la grandezza dei sub, perché Fear non è nato per essere giocato in Full HD o risoluzione superiore, quindi i sub si vedevano, LUD in generale, compresi i sub, si vedevano minuscoli, per cui ho patchato anche quelli. Terzo, ho patchato anche il framerate, perché per un qualche motivo ho scoperto che Fear, se giocato con periferiche Logitech, non sto scherzando, se giocato con periferiche Logitech ha dei cali drastici di FPS fino a 15-20 fps, cosa che ho notato effettivamente con una live che ho provato sempre di questo gioco tempo fa. Per cui ho scaricato un fix anche per quello. Sì, è triste dirlo, ma purtroppo non è possibile giocarlo così, scaricarlo e giocarlo, no, non si riesce in nessun modo, salvo rari casi, ecco. Partiamo subito, nuova partita, difficoltà bassa, ridotta precisione nemica e danni delle armi, consigliato per giocatori occasionali e inesperti. Ah, un altro punto, la webcam che vedete adesso non è così per caso, l'ho messa con la luminosità un po' più bassa del solito per rimanere in linea con le tinte dark, diciamo, del gioco. Di solito uso qualcosa di più luminoso, ma in questa occasione ho preferito così. Difficoltà moderata, precisione nemica e danni delle armi predefiniti. Consigliato per giocatori esperti. La difficoltà moderata, esperti, ok. Difficoltà alta, aumentata precisione nemica e danni delle armi. Consigliato per giocatori veterani alla ricerca di una vera sfiga. No, sfida, sfiga. Estrema difficoltà, elevata precisione nemica e gravi danni delle armi. Consigliato solo a giocatori masochisti. Pensate che io sia masochista? Sì, lo sono, ma non sui giochi. Difficoltà moderata va più che bene. Intervallo 01, inizio, punto di origine. È stata emessa una segnalazione di allerta di alto livello. Missione: la squadra FIAR deve fare rapporto a una riunione di emergenza sulla situazione. Sei stato appena trasferito all'unità in qualità di apripista. È il tuo primo incarico con la squadra FIAR. Partiamo. Nel 2002 l'esercito degli Stati Uniti ha formato un'unità segreta dedicata a combattere le minacce paranormali alla sicurezza nazionale. L'unità è stata chiamata First Encounter Assault Recon. FIAR, l'acronimo FIAR che compone il titolo. Qua la dice lunga, eh.
da sottolineare che a suo tempo Fier aveva un motore grafico wow, super all'avanguardia, vedrete dopo. Questo qua nel frattempo è un sadico, gli ha tagliato la giugulare al tipo, mamma mia. Squartati. Già. Qua i rumori dicono già tutto, Se lo stava pappando. Per un qualche stranissimo motivo sembra molto Tom. Yes. Sorry to wake you, Senator. It's about Origin. What happened? There was an uprising. Fettel has taken command of the prototypes. My God. We can still resolve this discreetly, but we have to move fast. All right, let me make a few calls. Stavo dicendo, per qualche motivo sembra molto Tom Hiddleston, ovvero il Loki di Thor. This wacko's name is Paxton Fettel. He's the key. If we contain him, we contain the situation. Fucker's got an appetite. I think he has an agenda. It's not just recreational. He's getting something out of it. Essential vitamins and nutrients? What's his story? Property of Armacam Technology Corporation. They're working on a military contract to develop an army of clones that respond to a psychic commander. Top secret, of course. Fettel is one of the commanders. You gotta be fucking kidding me. This is why nobody takes us seriously. Military clones? A full battalion of them. Highly trained and heavily armed. A battalion? What are we supposed to do against 1,000 super soldiers? Like I said, we put Fettel down and it's over. Fortunately, the whole point of the program is to give commanders first-hand knowledge of the battlefield without putting them in danger. That means we should be able to corner the bastard without having to wade through all those soldiers. How do we find him? Army Cam implanted a transmitter in his head. Should lead us right to him. That's awfully convenient. Assuming it does what it's supposed to. What about you, buddy? Ready to go to work? You putting him in the field? Are you crazy? E già cominciano gli sfarfalli. You've seen his training results. His reflexes are totally off the charts. I think he can handle himself. Whatever, man. It's your call. Goddamn right it is. Don't worry. You'll be fine. I nostri riflessi. Qualcuno si sta chiedendo perché. Vedrete, vedrete. What's the first thing you remember? Where are you taking him? You will be a god among men. Sarai un dio tra gli umani. Vedrete, vedrete che bello, sì. We've tracked Fettel to an abandoned building just up ahead. No sign of enemy activity on the satellite, but don't take any chances. Jankowski, you in position? Just say the word. All right, move it out. Che piacere giocarlo così fluido. Situazione: il coordinatore di missione Fear, Rowdy Batters, ha localizzato il comandante nemico, Paxton Fettel, in un edificio abbandonato del distretto Auburn. Il satellite spia Hannibal 3 in orbita geosincrona non mostra segni della presenza di soldati replicanti nelle vicinanze. Missione: gli agenti operativi Fear devono infiltrarsi nelle strutture da due punti d'ingresso separati e cercare di neutralizzare Fettel. Secondo il consulente tecnico dell'Armacam, una volta formato Fettel, i soldati replicanti saranno disattivati e potranno essere catturati senza problemi. Secondo loro. Vedremo se è vero. Ciao a tutti ragazzuoli. Ah, che bello giocare fluido. Che bello. Bene. Torcia, sì, perché effettivamente fa già buio qua, Appena iniziato siamo già... Ok. Vuoi là? Hey bro, what took you so long? Try to find a way around.
Sento già le voci, e non credo sia proprio una cosa positivissima. Qui F per cogliere potenziatore di energie. Apriamo. Bene, bene, bene. Saltiamo. Wow. Già, cominciamo bene, sì. Cominciamo bene. Provando poi i tasti. Ok. Ehi là. Un po' di atmosfera sta salendo, Sale e come? Qui c'è niente. Guardate che belli i buchi. Boom. Dormete bene, sì. Hold on a sec. Grazie mille. Come on. Bello sfondare i vetri. You ready? Go! Ok. What? Jin, we need you up here. On my way. Looks like we're too late, boss. Just leftovers. Senza mandibola, Bene. I'll wait here for Jin. You take a look around. Va bene, vado. Get going. Aveva anche un comparto sonoro degno di nota a suo tempo, Lo noterete da certe cose. Più avanti. Basta, dai. Ho voluto prendere un attimo mano con la mira. Perfetto. E anche il corpo a corpo decisamente originale, perché se mentre andiamo avanti premiamo quello per accucciarsi e il corpo a corpo fa la scivolata, se invece facciamo il salto fa il calcio in volo oppure così normale. Ecco, questo me lo ricordavo, onestamente questo me lo ricordavo. The dead man's name was Charles Haberger. I remember him. But are the memories mine or hers? It makes no difference. He deserved to die. They all deserve to die. Ai ai ai, se lo dice Vettel. Se lo dice Vettel. Come in, over. What's going on? I've lost settled signal. Comcast is his dead mother. I hope you aren't busy. We've got a situation down at the harbor. What kind of situation? Giusto per spaventarli. What do you think of the new point, man? Hey, back already? See anything? You guys about done up there? Our day's just getting started. You boys run along. I'll be busy here for a while.
Diciamo che mi sono solo preso un asse di legno in faccia, per il resto è tutto a posto. Tutto a posto, sì. Of this op. They will be on point. Their mission is to assess the nature of the threat. Our job is to keep them alive. Do not engage the enemy. Remember that we are not dealing with ordinary bad guys. Team 1 will move in from the southwest. Team 2 will approach from the north. Once our recon is complete, we'll rendezvous and wait for further orders. Okay, let's saddle up. Okay. Intervallo 02, iniziazione. Primo incontro. Paxton Fettel è riuscito a eludere gli operativi FIER a Auburn, poi il suo segnale è stato perso. Sul posto è stato scoperto il corpo di un uomo non identificato. Il satellite spia Hannibal 3 ha fotografato ingenti quantità di forze replicanti nelle vicinanze del centro di trattamento delle acque di South River. Missione. Agenti operativi FIER si uniranno alle truppe dello Special Forces Operational Detachment Delta, SFODDD, per ogni ricognizione dell'area allo scopo di suggerire un'adeguata risposta militare. Le squadre non dovranno ingaggiare nemico se non verranno attaccate. L'ufficiale tecnico FIER, Jin Sun Kwon, rimarrà a Auburn per condurre le indagini scientifiche. Facciamo volare un po' di cucù. Ok, sono pronto. I'd send one of my boys, but I think we need a specialist for this one. Ok, devo andare io allora, come al solito. Va bene. Trova i comandi del cancello, ma... aspetta un secondo, appena iniziato. Qua me lo ricordo io, eh. Qui me lo ricordo, sì. Non ricordo però se si deve andare dentro o su. Vediamo un po'. Ah, là c'è un potenziamento, allora. Cacchio. Qualcuno si starà chiedendo che cosa sono queste cose qua gialle. Adesso vi spiego. Potenziatore di riflessi. Quello che abbiamo preso prima era un potenziatore blu. Ha potenziato la vita permanentemente di 5, eravamo a 100 e siamo arrivati a 105. Questo qua potenzia i riflessi, vedete quella barra in basso centrale che è tipo un'icona dello slow motion? Avete visto che si è allungata adesso? Ecco, i nostri potenzi, sì, i nostri riflessi sono potenziati permanentemente, scusate. Non vi faccio ancora vedere cosa vuol dire, lo vedrete fra poco. Perché è spettacolare. Spettacolare! In ogni caso, prima hanno detto che io ho dei riflessi fuori dal comune. Quello è importante. Wow. Morto, stecchito. Aperto? Mi sentite ora? Sì? Ok. Giusto perché è bello. Niente da fare qua, eh. Eh già. Sangue ovunque.
E questo è quello che rimane dei nostri colleghi. Già. Situazione sconosciuta. Entrambe le squadre sono oscurate e non è possibile ricevere i segni di vita della squadra FIAR. Interferenze impediscono il riconoscimento via satellite. Missione. Gli operativi superstiti devono cercare di riunirsi e abbandonare l'area della missione fino all'arrivo dei rinforzi. Incontrati con la squadra di Jankowski. E fin qua ci siamo, eh? Passo dopo passo. Morto. Siamo arrivati troppo tardi, purtroppo, eh. Wow, alla Rainbow Six Siege. Oh! Mi ha visto. Bene. Guardate, guardate, guardate. Wow, super calcione. Bello. Immaginatevi che effetto gli può fare se fosse stato vivo. Che effetto gli avrebbe fatto. Buono. Eh già. Un medikit. Premi Z per usarlo. Puoi portarne fino a 10. Bene. La torcia che dura tipo, non so, uno sputo praticamente. Cioè veramente in 4 secondi e mezzo si scarica. Guardate. E che cacchio è? È inutile. Che batteria. E qui è perché scocciola, eh. Un altro medikit. Questo è mio, grazie. Ok, e qua passiamo dall'altra parte in questo modo. Decisamente furbo. Checkpoint. Fatevi sotto. Ah no, cacchio, accendere la luce. Lo facciamo stealth, o almeno ci proviamo un po', dai. Wow! Sti cazzi, altro che stealth. Qua lancio una granata. Ma ve le regalano. E quello? Guardate quante particelle che ci sono in giro per sto gioco, eh. Tra scintille del metallo, contro armi, what the fuck. Ma va? Davvero, slow motion, vabbè. Io speravo che, premo un tasto qualsiasi per continuare, speravo che te lo dicessero tipo tutorial, ma invece non è così, a quanto pare. Non è un problema. Adesso vi faccio vedere lo slow motion, che cos'è, eh? Beh, c'è nessuno qua, no? Fatevi sotto, infamoni. Eccoli là. Eccolo, che bello! Mamma mia, che spettacolo, guardate, guardate! I vetri, le scintille, tutto il rallentatore, le scie dei proiettili.
Mamma mia, che spettacolo. Questo è Fear. È questo che lo contraddistingue da ogni altro shooter. Spettacolare. E che adesso purtroppo la barra dei riflessi è corta, ma quando sarà lunga, sarà più lunga. Spettacolo. Spettacolo. Ecco, comunque sappiate che giocare a Fear senza slow motion è impossibile. La situazione è anche più facile come prima. Vi porterà alla morte. Alla morte. Possiamo andare qua sotto? No, vicolo cieco. Ok. Allora andiamo qui dentro, eh. Bene. Potenziatore in giro, no, vero? Okay. Scariche. In ingresso, origine sconosciuta. Fate voi. Eccolo qua, energia aumentata permanentemente, 110. Quanto amo questo gioco. Vediamo se riusciamo. Porcaccia! Hai visto, sì? Maledetto infamone. Dov'è? Dov'è? Rambo style, ma tutto molto più piano comunque, eh. Ma che cazzo? Si sta nascondendo nella polvere dei detriti. Da fuck. Che caos. Per questo mi piace. Dov'è? Maledetti. Noi stiamo accumulando i medikit, ma in realtà dovremmo usarli, eh. 78 di vita su 110 e 14 di corazza, che è pressoché nulla praticamente. G per lanciare una granata. Le granate detonano all'impatto con un bersaglio vivente. Buono. Medikit anche qui dentro. Ok. Non ricordo onestamente quanto curi. 50 forse. Proprio non mi ricordo. Un po' lo scopriremo, eh. E quindi passando sui cadaveri recupera anche un po' di corazza, sì? Vediamo se c'è qualcuno di qua. No. Eppure mi sembrava che dovesse uscire qualcuno. Che strano. Va bene. Proseguiamo. Chiaramente qualcuno qui dietro, eh. Purtroppo non posso salire qui dentro. Mi sa che dobbiamo fare il giro dall'altra parte. Finché possiamo non usare lo slow motion, eh. Facciamo così. Guardate che bella la polvere che si sposta. Bello. Spero vivamente vi stia piacendo, onestamente, perché io lo adoro.
nuova arma. Fucile d'assalto, quindi ha una cadenza più lenta, ma colpi più performanti, più potenti. Più nocivi, ecco, sì, insomma, avete capito. Oppure cosa abbiamo? La doppia pistola alla Matrix. Immaginatevi usare questo qua in slow motion. Max Matrix style. Praticamente. Che figata. Qui là, ci sono un sacco di cosette qua. Vediamo. Allora, qua è la stanza di prima. Vero, sì. Attenzione a non buttarsi di sotto, altrimenti ci tocca fare il giro di nuovo. E facciamo così. You have one new message. Sì. Yeah, this is Chet in accounting. Nobody seems to know what's going on, but we've been hearing a lot of loud noises. Have you guys heard anything over there? End of messages. C'è qualche rumorino. Sì, effettivamente c'è qualche rumorino. Guardate qua. Non c'è nulla da prendere qua, a parte... no? Vabbè, ok. Ecco. Questo è servito per poter attraversare di là, se non ricordo male, sì. Adesso ci andiamo. E là. Prendo compagnia. Dai granate, tientele. Maledetto, infame. Schivata per un pelo. Però le granate non lasciano mica il buco per terra. Questo è strano. Vabbè, accontentiamoci, dai. Un gioco del genere con la grafica di oggi, mamma mia. Sbaverei, credo. A parte il fatto che c'è un sequel spirituale, il problema è che non ha la trama così. Questo gioco si chiama Trepang 2, che ho portato sul canale un po' di tempo fa. Ed è veramente il sequel spirituale di Fear. Per quanto riguarda lo stile di gioco. Dictionary. Che non è un gioco, eh. Quello è Pictionary. Dove sono? Di sotto forse. Vediamo. Ah, eccoli qua. Ancora? Bello. Soddisfazione. Ogni secondo. Controlliamo che non ci sia un potenziatore. A parte il fatto che qua mi sa che è dove siamo entrati all'inizio. O forse no. Vediamo. Perfetto. Il miglioramento dei riflessi. Ma adesso li usiamo, sì. Senza quelli, ve lo ripeto, siamo morti. Diciamo che la nostra vita potrebbe diventare molto molto più complicata, Quindi immaginatevi questo gioco a difficoltà estrema. Qualcosa di incredibile. Delle serie su Slay che diventano una passeggiata, tipo. Quasi. Come paragone. E vai. Troppo bello. Max Payne in prima persona. Chi è che non lo vuole? Ditemelo. Ditemelo. Uccisione all'olio cuore. No, purtroppo. Mancava poco. Ce l'avrei fatta altrimenti. Un colpo in più.
Rila. Via i piedi. Beh, bisogna fare anche questo in fiera, altrimenti non si va mica avanti. O i calci da Chuck Norris, che è il rallentatore. Abbiamo 60 colpi di questo, alterniamo con qualcosa con un po' più scorta, diciamo. Questo qua va più che bene, direi. Salvataggio. No, non si apre così, peccato. Sarebbe stato figo. Non c'è la doppia... No, questa qua no, mi sa... vabbè, insomma, dai. Non si può avere tutto dalla vita. Ok. Mamma mia, che brutti suoni. Fantasmi. Altra vita permanente. Peccato, perché avrei voluto un po' di riflessi io, onestamente. Vabbè. Holy shit. Che spettacolo macabro. Bene. Direi che come prima parte... Paura. Andiamocene. Qua esplode tutto. Tum. Per terra. Non possiamo fare nulla, eh. Che strana. Non dovrebbe essere così questa parte. O si è buggato il gioco. Oppure non lo so, onestamente. Perché io me la ricordavo questa parte. Saremmo dovuti essere scaraventati fuori dalla finestra. Ma che cazzo? No, si è buggata, ragazzi. Cos'è sta roba? Vediamo. Niente, non fa più niente, non fa. Ma dai, ma vuoi vedere che... C'è mica un checkpoint da qualche parte? Primo incontro. Ma perché? Ma dai, ma non era così. Che sfiga. Che sfiga. Proviamo qua allora, dai. Dovrebbe essere tipo qualche secondo fa. Beh, insomma, mica tanto qualche secondo fa, vabbè. Che storia. Non mi era mai successo,
Che cacchio. Proprio su una parte così bella, fra l'altro. Si è buggato, vabbè. Adesso vediamo se risuccede di nuovo, perché se succede di nuovo potrebbe essere un problema. Andiamo a prendere la vita permanente. Non mi era mai successo, mai successo, mai successo. Peccato, cavolo, perché secondo me certe cose interrompono l'atmosfera. Non mi era mai successo veramente. E sì che ci ho giocato un bel po' di volte. Vabbè, riproviamo, incrociamo le dita. Scena epica, vero? E qua purtroppo va fuori in automatico, per cui... Adesso è giusto. Adesso è giusto. Allora, intervallo 03, progresso. Allora, qui chiudiamo la puntata, grazie e alla prossima.